L'inferno è un luogo di sofferenza e disperazione, ma ha sempre suscitato un grande fascino nell'umanità. Nessuna opera ha avuto tanta influenza sul consolidamento della raffigurazione dell'inferno nell'immaginazione popolare come la Divina Commedia di Dante Alighieri. Il viaggio di Dante attraverso l'inferno comincia in una selva oscura, circondato da bestie. Qui, all'inizio del racconto, Dante incontra lo spirito di Virgilio, il più virtuoso dei poeti romani, che lo guida nel suo viaggio attraverso i 9 cerchi dell'inferno. L'ingresso dell'inferno è ampio, senza porte né ostacoli. Una grande iscrizione recita: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate». L'inferno ha una geografia unica, come un grande cratere a forma di imbuto. Si dice che questo cratere sia stato creato dall'impatto della caduta di Lucifero dal cielo. Per raggiungere il fondo dell'inferno si deve passare attraverso diversi livelli, conosciuti come cerchi. Più profonda la posizione dell'anima, peggiore la sua punizione. Prima di entrare nel primo cerchio, si passa per l'anticamera, conosciuta come anti-inferno. È qui che si trovano gli ignavi e i codardi, coloro che in vita hanno preferito non prendere posizione. Non vanno in paradiso né all'inferno, ma passano i loro giorni tormentati dalle vespe, con la carne dei piedi divorata dai vermi. Più avanti, una folla si accalca sulle rive del fiume Acheronte, aspettando di essere raccolta dal barcaiolo Caronte. Egli grida: «Guai a voi, anime dannate! Sono venuto a portarvi nelle tenebre eterne!» Dopo aver attraversato il fiume, le anime vengono portate da Minosse, il giudice infernale, che assegna la sentenza per l'anima di ogni peccatore e stabilisce in quale cerchio portarlo. Con la sua coda di serpente, Minosse avvolge il dannato. Il numero dei giri della coda indica il cerchio. Il primo cerchio è conosciuto come Limbo, il luogo delle anime non battezzate, ma anche dei pagani virtuosi come Omero, Platone, Cesare e Orazio, tra gli altri. Qui non c'è sofferenza né grida di dolore, solo sospiri di disperazione per non essere stati illuminati dal Creatore e per essere stati privati della visione di Dio. Il secondo cerchio è riservato ai lascivi e ai lussuriosi. In essi risiedono figure come Cleopatra e Paride. Proprio come nella vita, queste anime lasciano che le loro passioni prendano il sopravvento. Ora, all'inferno, sono trascinate da venti forti e incessanti, battute e frustate dalla tempesta. Non poche anime si perdono nella ricerca dell'amore e del piacere, lasciando da parte la ragione. Nel terzo cerchio batte in eterno una pioggia intensa, gelida e sporca. Una bestia enorme fa la guardia a questo luogo, Cerbero. Il gigantesco cane a tre teste che abbaia incessantemente attraverso le sue fauci. Questo cerchio è riservato a coloro che abusano del peccato di gola. I golosi sono intrappolati nel fango creato dal loro stesso vomito, mentre vengono morsi, graffiati e lacerati dalla bestia infernale. Il quarto cerchio è riservato ai prodighi e agli avari, agli spreconi e agli avidi. Sono afflitti con la stessa pena.
Passano l'eternità a spingere grossi sacchi di denaro l'uno nella direzione dell'altro, scambiandosi insulti dovuti alle loro opposte nature. Mentre alcuni gridano «Perché lo tieni?», gli altri rispondono «Perché lo sprechi?». Nel quinto cerchio, una grande cascata di sangue bollente alimenta il fiume Stige. Nelle acque del fiume sono immerse le persone iraconde, che cercano di dare sfogo alla loro rabbia infinita aggredendosi a vicenda. E in fondo al fiume ci sono gli accidiosi, consumati dalla rabbia interiore, che cercano di urlare, ma solo bolle raggiungono la superficie. La città di Dite divide l'inferno. Lì, le tre erinni, conosciute anche come furie, e gli angeli caduti, presidiano la grande porta che separa i peccati colposi, senza intenzione di offendere, dai peccati dolosi, commessi consapevolmente e intenzionalmente. Il prossimo terribile cerchio è il cimitero di fuoco degli eretici. All'interno di tombe aperte ci sono coloro che in vita non hanno creduto nell'esistenza di Dio o che hanno rifiutato i suoi insegnamenti, portando altri con loro lontano dalla grazia del Signore. Essi sono per sempre divorati dalle fiamme che bruciano nelle loro tombe. Eccoci nella valle del Flegetonte, il settimo cerchio, divisa in tre. Nella prima parte, vicino alle rovine di Creta, si può vedere il terribile Minotauro, una creatura a metà uomo, metà toro. In fondo alla valle, nel mezzo di un fiume di sangue, sono puniti i colpevoli di crimini violenti. Dalle rive del fiume, i centauri scagliano frecce sui dannati con i loro archi. Più il peccato è grave, più l'anima è sommersa. E se prova a emergere, viene subito punita dai centauri. La valle successiva ospita i suicidi, coloro che hanno attentato alla propria vita. Queste persone sono trasformate in alberi contorti, creando una foresta sinistra e terrificante. Dai loro rami non crescono frutti, ma solo spine velenose. Su questi rami oscuri arpie fanno il loro nido e divorano le foglie, causando loro un intenso dolore. Ovunque echeggia un lamento senza fine. A chiudere questo cerchio c'è il girone delle sabbie infuocate, dove i peccatori si trovano in un deserto bollente sotto una pioggia di fiamme. Si tratta dei violenti contro Dio, come i blasfemi, distesi nella sabbia ardente, i sodomiti, costretti a correre nel deserto senza fermarsi, e gli usurai, seduti nel fuoco. L'ottavo cerchio riservato ai truffatori è noto come Male Bolge ed è diviso in 10 fosse. Nella prima ci sono i seduttori, coloro che hanno ingannato il prossimo per raggiungere le loro aspirazioni. Costoro sono tormentati giorno e notte da demoni cornuti. Nella fossa successiva si trovano gli adulatori e i sicofanti, immersi nello sterco. Le persone che hanno passato la loro vita ingannando gli altri con parole lusinghiere, ora passano l'eternità immerse nei loro stessi escrementi. Nella terza fossa ci sono i simoniaci, sepolti a testa in giù. Solo le loro gambe sono visibili, ustionate dalle candele. In vita hanno commesso il crimine di vendere indulgenze, posizioni nel clero o false reliquie. Nella quarta fossa sono puniti i veggenti, coloro che in vita hanno preteso di conoscere il futuro, cosa che solo Dio può fare. Sono appesi a testa in giù e le loro lacrime bagnano le loro stesse natiche.
Nella quinta fossa, i corrotti sono bolliti in un lago di catrame. Quando cercano di raggiungere la superficie, vengono subito attaccati dai demoni, che li riportano a fondo. Gli ipocriti si trovano nella sesta fossa. Indossano bellissimi mantelli, che però sono pesanti come il piombo. Mantenere il loro bell'aspetto è una vera tortura. In questa fossa, inchiodato a terra, c'è il corpo di Caifa, il sacerdote che consigliò ai farisei di crocifiggere Gesù. Nella sesta fossa, i ladri vengono morsi dai serpenti, che rubano le loro sembianze umane. Nella fossa successiva ci sono i cattivi consiglieri, che bruciano con il fuoco per aver condotto gli altri alla frode e alla corruzione. I seminatori di discordia vengono pugnalati dai demoni nella nona fossa, riservata a coloro che dividono le famiglie, alimentano i conflitti sociali e minacciano l'unione della Chiesa. Infine, nell'ultima fossa si trovano i falsari, ricoperti di pustole e buboni. Avendo falsificato, mentito e simulato, ora soffrono di terribili malattie secondo il loro crimine. Nel nono e ultimo cerchio dell'inferno c'è il Cocito, il lago dei rimpianti. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il luogo più profondo dell'inferno non è il più caldo, ma ghiacciato a causa del battito delle ali di Lucifero. Nelle acque del lago gelato si vedono affiorare solo parte del busto e delle teste dei traditori. Questi peccatori vedono le loro lacrime congelarsi mentre piangono per la disperazione. I traditori sono divisi in quattro categorie: quelli che hanno tradito le loro famiglie, quelli che hanno tradito la loro patria, quelli che hanno tradito l'ospitalità e quelli che hanno tradito i loro benefattori. Al centro del nono cerchio risiede Lucifero, il più grande di tutti i traditori, colui che ha tradito Dio, anch'egli intrappolato nel ghiaccio che divora i tre più grandi traditori della storia: Giuda, Bruto e Cassio. In fondo all'ultimo cerchio, Dante e Virgilio trovano l'accesso che li condurrà al purgatorio. Ma questo argomento è per un altro episodio.